Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Allora, prima di iniziare, volevo dire una cosa. Allora, oggi per voi, oggi è il 21, quindi vuol dire nuova espansione vita sull'isola. Però io questo video ovviamente l'ho preregistrato, quindi non ho ancora l'espansione per ovvi motivi. Comunque non vi preoccupate perché la vediamo insieme, cominceremo a sfruttarla. È solo che con la scusa che lavoro, sapete che li devo preregistrare. Comunque il codice mi è già arrivato, oggi per voi e venerdì per me, insomma che casino queste due cose temporali. Appena arrivo a casa da lavoro, accendo il computer e lo metto a scaricare, subito, prima ancora di fare la pipì, di spogliarmi, di lavarmi, di levarmi persino il reggiseno, che è la prima cosa che faccio appena tornata a casa, è una roba orgasmica. Comunque, queste belle notizie che non ci frega un cazzo. Allora, è successo un bel incendio, nel senso che, come vedete, sono le 4:30 del mattino, Federica è tornata da lavoro e mi accorgo che l'asciugatrice doveva ancora finire di asciugare la roba. Ho detto, tutti erano a dormire, ho detto aspetta che la faccio ripartire, faccio asciuga il bucato, in modo che domani mattina metto su quello nuovo, che avevo la cesta piena. Metto su e va direttamente qua. No, che è partito l'incendio. Porca miseria, un disastro. Un disastro. E quindi, sì, insomma. Mi hanno risarcito 210 simoleon, quando l'asciugatrice me ne costa 525. Ho dovuto lo stesso far asciugare la roba, perché sapete... Oh, sto giro è pulito. Ma è meglio. Allora, come non detto. E tu? I bambini, poverini, stavano dormendo, o almeno ci stavano provando, ma... sono stati svegliati dall'incendio. Ma chi è questa? Ma mi scusi? Ma lei chi è? Ma le pare un modo di entrare in casa mia? Vabbè, lei abbiamo capito che le scale non le sa fare. Sì, insomma, i bambini stavano dormendo, ma sono stati svegliati dal fuoco. No, la sta già mettendo giù. E dai genitori che praticamente li hanno presi in braccio per farli scappare via, insomma, portarli fuori casa. Vabbè. Giorno del rimborso. Ma non metterla giù, ma porca miseria. E io come cazzo la porto su sta bambina del porca boia? E dico, rangete, impara a fare scale. Dai, di solito c'è. Ah, adesso no, adesso è così. Prima c'era, porta qui. No, mettila giù qui. Mettila giù. Bravissima. Bravissima. Questo lo porto giù io. Prima c'era, metti giù qui, nel nome del bambino. Lui si è svegliato, vieni a fare la douche. Lava il bucato, vuoi dire che l'ho messo nella lavatrice senza farla partire? Siamo seri? Oddio. Mamma mia, è tuo figlio, l'hai partorito! Santo Dio, se ci sconvolgiamo per i nostri stessi figli, pensa da che buco li fai uscire. Se fai il parto quello lì. Sì, dai, cioè, non per questo dobbiamo fare i nudisti e andare in giro così, però insomma. Neanche fare i puritani. Qui mi sa che Cleo, Monella, mi ha pisciato in casa. Taci che almeno ero riuscita a farle fare la cacca fuori. Infatti Federica, tornando a casa, l'ha pestata. Della serie, le gioie. Di gioie sempre. Lui sta andando a scuola, molto bene. Lui potremmo anche svegliarlo. Che succede qua? Stanno giocando? Cleo è affamata. Sì, ma svegliate Cleo però, qua è piena di roba. Allora, chiamiamo Cleo.
Allora, prendi avanti. Volevo. Oh sì. Oddio. Oh, Maiora, nasino rosso. Stavo pensando, orca le bollette, che mi piacerebbe fare tipo un picnic in famiglia. Qua non c'è niente per. Sì, certo che dobbiamo andare qui. Non so se però i cagnolini piccoli possono giocare con questi cosi. Forse anche no, ma qui c'era il giocattolo. Far tipo pranzo, no? Andare via fra un paio d'ore, sempre che non piova. Guardate che spettacolo di paesaggi. Che qua ci sono i tavolini, ma non c'è l'area picnic. Qui nemmeno, cioè c'è il banchetto qua, ma vende tè. Cosa? Si ordina una bevanda. Sì, dai, proviamo a portare anche Cleo dopo. E allora, lui mi sembra che lavori. Sì, dalle 14. Mentre lei dalle 20. Quindi, allora, mandiamola a letto se vogliamo fare questa cosa. Ma cavolo, ma lui è a scuola? Ah, che palle. Ah, oh, signore, questa ha fatto anche un incubo. E ha fame. Ma hai mangiato 5 minuti fa? Ok, che non hai finito il piatto, ma. Fratello invece? No, tuo fratello non rompe le palle come le rompi tu. Jacopo. No, grazie. Non è cattiveria. Signore, che putiferio. Lezione sul tratto piantagrane. Cleo è una piantagrane. È più difficile da addestrare e puoi perfino incoraggiarne il comportamento cattivo. Ah no, ok, viene la donna delle pulizie. Mi era venuto il dubbio che non l'avessi ingaggiata. Sì, rispondiamo, ma quando ci svegliamo, vediamo se sta in linea a 4 giorni. Ah, ok, adesso lei è passata. Cosa c'è? Cosa c'è? Che problema c'è? Oh, we've Vuoi le missed you. coccoline? Oh, Sì. Maddie. tell Jim Ha Whipsy. diffuso pettegolezzi su Simone, ma che pettegolezzi vuoi diffondere su un bambino? Chi è che se l'è fatta addosso lui? Dio. Dio Cristo. E ad Amanda ho già fatto il bagno. Amanda ho già fatto il bagno dopo l'incendio. Giustamente ora manca quello di Simone. Di bagno, intendo. Vabbè, lascia stare. L'abbraccio a Maddie. Prendi in braccio, ok, fai il bagno. Così almeno poi tiriamo l'acqua qui. Se no, possiamo andare al parco. Sì, oggi pomeriggio magari possiamo fare uno spuntino con il grill. Mamma, che disastro! Torino, Torino, Torino. Anche perché Kevin inizia a lavorare fra un'ora. No, 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 calmiamola. Scusi, devo calmare il mio cane. Chi è che la cerca? Madonna, Mattia, cioè, è una cozza sto uomo, cioè, è un fratello fidanzato, una roba allucinante, eh. Eh sì, una roba granda, come si dice.
Allora, lui poi gli ho fatto fare anche le bevande classiche per aumentare il rendimento, perché ogni volta che io entro in questa famiglia, cascasse il mondo, mannaggia al demonio, loro sono sempre a casa dal lavoro, nelle serate intendo in cui loro lavorano, tutti e due, e compare sempre la valigetta lampeggiante di rosso, ogni stracacchio di volta. Ieri sera l'ho mandato a lavorare lei, perché erano le 9:30 nel gioco quando sono entrata, quindi lei inizia alle 8. Lui invece no, perché finisce alle 10, quindi che cacchio lo mando. Cioè. Ok, allora. Facciamo la pipì, così siamo pronti. Ma si sono leccati? Avete visto anche voi? Pare che tipo Cleo abbia leccato Sasha, mi sbaglio? O ho le visioni, il che è anche probabile. Non vi dico di no, eh. Allora, aspettiamo che Francesco torni a casa da scuola, che poi non so se faccia la pipì a casa, a scuola, cosa faccio? Scuola non l'ha fatta, la facciamo qui. Abbiamo anche un progetto scolastico, ma andiamo al parco tutti insieme. Proviamo a portarci dietro anche Cleo, ma non credo che i cagnolini cuccioli possano giocare o fare le varie cose con queste cose là. Ce la posso fare. Proviamo. Ci andiamo con Amanda, con Simone e con Francesco. Ma vabbè, invitiamo anche Mattia, Jacopo e anche Grace. Dai, tiriamo su un po' di gente. Vamonos. Allora, appena arrivata, comincio già a ribadire un concetto che ribadisco spesso. Avete fatto una cilecca mostruosa con Stagioni. Perché porca miseria, i bambini non si cambiano in automatico. Bambini, tutti in realtà non si cambiano in automatico. L'unico forse è lui. No, neanche per Calagiacca. Allora, li faccio cambiare io. Allora, perché mi fa un fastidio. Chiedi di vedere l'abito, tempo freddo. Anche con lui, chiedi di vedere l'abito tempo freddo. E Grace, cioè tu sei mezza nuda, porca miseria. Chiedi di vedere l'abito tempo freddo. Beh, 2 su 3 siamo riusciti a sistemarli. Allora. Io direi che tu, più che altro non saprei gli altri come potrebbero giocare insieme a te. Riproviamo con lui, perché è anche vecchietto, a finire che si ammala. Tempo freddo. Allora. Non ci sono giochi per bambini qua. Ah, posso modificarlo, ne aggiungo io. No, però. Costruire cose, come vedete, a lei comincia a scappare la pipì e almeno riesco a portarla con la mamma. Vabbè, lui ha già fame, strano, eh? Il problema è che ho un adulto solo. Intanto vieni a giocare qua tu. Arrampicati. Ma mi sa che la presenza di Maddie c'entra fino a un certo punto, nel senso. Ok, allora lasciamola lì. Intanto veniamo a grigliare. Sono le 6, quasi ora di cena. Cavolo, loro sono vegetariani. Cioè, devo tenere conto di questa cosa. Un hamburger vegetariano si potrebbe fare. Un shishu kebab, no, perché c'ha la torta, no. Il gubbo? Così si gamberetto. La patata a cartoccio. Facciamo venire a giocare anche lei. Fantastichiamo su un porto spaziale, di essere su un porto spaziale.
Guardatela! È triste però. Perché è triste? Sembra triste. Lo so che Simone ha molta fame. Ma tu stai cucinando? La patata al cartoccio? Non so. Una cacca di cane fumante. Ma è quella all'arcobaleno? Sì, che la cacca... Ma no, l'ha tirata su lui! L'aveva già preparata, ma le ha messe qui. Allora, prendiamo tutti una porzione. Dovrebbero venire anche i bebè, teoricamente, no? Sì. Beh, e sediamoci comunque in tutto questo. Non andare al lavoro, dai. Ci stiamo cominciando a divertire adesso. Oh, un taccuino qui con l'aggiornamento. Devi pagare anche le bollette. Prendiamoci un giorno di vacanza. Guardate che carino. Sono carinissimi. Si sa mai. Cleo, cos'hai? No, dai. Cosa? Di brutto umore? Sembra triste. Amore, no! Lo abbracciamo anche. Nel frattempo noi non abbiamo cagato nessuno dei nostri ospiti. Comunque questa ce la portiamo a casa. Portiamo Kevin. Come sta Kevin? Perché magari è stanco. No, Kevin ha fame, però sta bene. Quindi portiamolo qui. E mettiti anche tu, per favore, il giaccone. Ok. E vabbè, ritiriamo fuori las patatas per Kevin. Qua ce n'è una, giusta per Kevin. Attenzione, tu cos'hai? Ah, sei stanco. Vai all'asilo. Vabbè, mandiamo anche l'asilo. Così almeno non dobbiamo preoccuparci, visto che sono stanco. Sì. Mi sa che deve anche fare i suoi bisogni. Chiediamogli della carriera. Ah, si è anche ammalata lei. Bene, Clea ha imparato a fare la pipì all'aperto. Guardatela che bella che è. Qua dietro. Sì, vabbè. Siamo in una brutta posizione. Già che ha lasciato un bel ricordino, eh? Diamole qualcosa da mangiare, dai. Perché hai identificato il pesce rosso? Come hai fatto a identificare il pesce rosso soprattutto? Questa me la devi spiegare. Vabbè, raga. Direi che possiamo anche andare a casa. Casina. Visto che, insomma, ormai sono tutti stanchi, è tardi. Ci siamo fatti la nostra giornata al parco, che sicuramente risfrutteremo.
visto che ce l'abbiamo qua davanti, adesso Cleo è cresciuta, quindi dedicheremo un po' di tempo anche ad insegnarle questi giochi qui. Ok, siamo a casa. Problema. Vabbè, lei sa farle le scale adesso. Era arrivata. Ah, vabbè, lui non ne ha neanche bisogno, ma le sa fare anche lui. Ok. Tu vai a dormire che domani c'è scuola. Madonna, adesso ho l'ansia a premere asciugabucato dopo l'incendio. C'ho l'ansia, la prestazione. Allora, tu invece fai la doccia, poi vieni a dormire anche tu. Oh signore, il gatto che si fa? Non farti le unghie lì! Gatto! Ah, che Vicenza non è molto distante da qua, eh? Ha sconfitto uno scoiattolo selvatico! Sasha! Hai vinto tu, amore! Cara. Ecco. Ci porta a casa il pensierino, ma sei tutta impuzzolata. Ma che lavori? Ma che lavori? Su questa puzza tutta. Ce le ha lei tutte le piume? O lei o lui? Mi pareva avessimo cominciato. Beh, diciamo che le tiene lei allora. Adesso le apriamo. Si può fare tipo un volatile dopo, se non sbaglio, quando le hai tutte quelle della collezione. Non vorrei ricordarmi male, ma vado a memoria. Allora, usufruiamo delle patate a cartoccio della seconda tornata di patate al cartoccio che abbiamo erroneamente fatto. E gatta, gatta, Maddy, buone? Fa piacere sapere che ti sono piaciute. Canzoni giapponesi. Ma tu sai andarci da solo? Quasi. Dio Cristo. Quando sono lì lì sull'orlo, dà ancora più nervoso. Ma vieni qua intanto, Federica, porta pazienza, ma. Ok, assegniamo a Simone, mentre Amanda dovrebbe saperci andare, se non ricordo male. Sì, ha imparato al parco. No, non dimmi che se l'hai fatta addosso. Madonna benedetta! Madonna benedetta! Ho ucciso per molto meno. Ma no, ma ha distrutto la casetta! Ma porca miseria, non lo sgrido neanche perché voglio che le cose gli vadano in negativo. Vado schiaffi di te, tira via. Detta così. Sei tutto contento di aver distrutto la casetta. Lo so che gli aumenta la responsabilità, oh raga, però ho bisogno di una mano. Cioè, Federica è una sola. Oddio, che succede qua? Oddio, oddio. Dove vai? Ah, siamo tutti fuori? Le bollette! Aspettate! Le bollette! Oh là, mi ero dimenticata. Allora, serviamo la colazione. Le uova, no, non sono per i vegetariani. Toast francese. In modo da avere anche un po' di scorte. Vedi di romperla di nuovo. Ti rompo le manine. Posso invitarla gatta? Avevo letto invita a giocare. Non riusciamo a farci amicizia. Olla! Si abbracciano loro.
Ucciditi. Che prendi posa? Pulito asciutto. Era in lavatrice. Ah, beh, no. Vabbè. Lasciamo perdere. Lasciamo lì. Si è abbagato tutto quanto. Vabbè. E anche lei comincia a avere fame. E allora, vieni giù adesso che sai farlo. Allora facciamo che uzziamo. Non troppo perché sennò mi portano via il bambino. Ha un rendimento buono. Quanto ti manca a te per diventare adolescente? 4 giorni. Beh dai, fra un paio di episodi, intendo paio con loro, ti festeggiamo. Quindi se anche cazzeggiamo un pochettino. Ma porca miseria, ma la fate scendere da sola sta bambina? Quello che mi dà fastidio è che la vanno a prendere in braccio sti bambini quando hanno due gambine funzionanti. E i bambini che non le hanno le gambine funzionanti, cosa dovrebbero dire? Loro avrebbero ragione, non voi. Era una romanzina sul mangiare cibo umano e anche a Mandy. Oh, Sasha ha imparato. Avete la vostra pappa. Ed è anche bella piena, quindi. Bene, ce l'ho riparata quando? 2 minuti fa? Andiamo allo Smanet Show. Guarda, cioè, c'ho dei teppisti al posto di bambini. Dei teppisti. Che succede? Cosa? Oh, no, dai. Andiamo a fare una passeggiatina, dai. Schiarisce le idee. Oh, cavolo, sono al secondo piano. No, c'è il bug, non so perché non mi vanno giù. Vai qui. Chiama Cleo. No, no, vai qui proprio, senza scale. Cleo. Bravissima. Bravissima, bravissima. E andiamo a fare una passeggiata breve. Ok, e loro sono partite. Tu non lavori, ok? Vieni a fare la pipì? Madonna, hai già bisogno di essere lavata ogni 2 giorni? Che è sta storia? Bene. Cioè, super papà Kevin a rapporto, pronto a lavare ogni sederino sporco. Con la schiuma, perché qua che abbiamo dell'incrostazione da chio. Vai roba, vai lavori. Va che lavori. Chi è? E anche lui bisogna lavare dopo. Beh, non è negoziabile lavarsi. Grace. Tesoro, mi sviene il bambino. Già non so se riesco a fargli fare la doccia e poi fargli fare il pisolino, figurarsi venire da te. Ok, guarda qua che bello. Svegliamo già lui. Allora, facciamo il bagno con la schiuma, Simone. Allora, sguinzagliamola. Questa si fa la pipì addosso. Svegliona, bene, qua si è anche rotto, molto bello, molto molto bello. Io volevo fare una foto a Cleo, ma che cazzo è? Dove vai? Amore, fammi
la ninna. Fai la ninna, fai la nanna. Beh, questo collare è una roba tipo inguardabile. Mi spiace svegliare. Sveglia Cleo. Dopo che Federica si è lavata, ovviamente. Vieni qua. Oh, yeah. Allora, cambia abito. Ok. Federica, vieni a fare un pisolino. Pipì, poi papà. Ah, signore. Ah, signore. Vieni. Magna de na patata, ar cartoccio, ar cartoccio, ar. Tu. Ah, andata male. Sì, ma che sfiga. Che sfiga. Ha variato fra 19 minuti. Ora che questa scende, è già andato a quel paese. Da questi. Guarda, anche a me è turba. Mamma mia, sta radio. Bello. Cosa ancora più bella, che i bambini vadano a mangiare fuori così. E nessuno si ammala. Al vaccino anti-influenzale non l'abbiamo mica fatto, eh. Ok. Ma tu non l'hai mangiato tutto per me, però. Perché mollate le cose lì, porca boia? Dopo, fra 2 minuti, vi viene fame, piangiamo il morto. Ah, fame, fame, capricci. E si ricomincia. C'è anche lei. Finisci! Lascia star tuo papà che spara un mucchio di boiate. Cos'hai fatto? Fai un bagno subito? Ma mi sbaglio, Cleo è sempre triste? Ma cos'è, pessimista? Fedele, pianta grande, amichevole. Bene. Vabbè, allora finisci di svenire. Quando hai finito di svenire me lo dici. Grazie. Ah, perché c'è la mamma che deve rompere i maroni, eh? Non riesci a metterla a letto. Lasciala stare. Mamma mia, raga, cioè... Che due maroni! Ti tieni anche la fame, porca miseria! E se Dio vuole... Aspettate che la faccio... Porca... Oddio! Dove vai? Sei un pericolo pubblico, Amanda? Amanda? Guardate che non va a letto. Vabbè, vabbè, finché si è addormentata, mettiamo in pausa qua. Questo episodio termina qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!